Istat dice che nei prossimi 3 anni in Italia mancheranno 100.000 addetti alla cybersecurity. Spesso si cerca un colpevole, ma se lo si cerca basterebbe guardarsi nello specchio. Benvenuti a Edge9 Talks, un momento di approfondimento con i protagonisti del mercato sui temi più attuali della tecnologia. Oggi incontriamo Trend Micro, azienda leader nel mondo della cybersecurity. Il tema della cybersecurity è molto sfaccettato, ci sono aspetti tecnologici, ci sono aspetti organizzativi, ci sono anche degli aspetti che poi riguardano i comportamenti delle singole persone all'interno delle organizzazioni e anche all'interno della loro vita privata. Spesso si è data la responsabilità alle singole persone di alcuni attacchi e del fatto che sono un po' l'anello debole nell'ambito di una catena di protezione di ambito di cyber security. Oggi siamo qui con Gastone Nencini e Alessandro Fontana di Trend Micro per capire qual è effettivamente il ruolo che possono avere le aziende, le istituzioni e un po' gli operatori del mercato per supportare lo sviluppo di quelle competenze, di quelle conoscenze che sono necessarie al singolo individuo e che possono andare a migliorare complessivamente l'ambito della cyber security. Qual è la visione di Trend Micro in quest'ottica, Gastone? Allora, come Trend Micro noi produciamo software per la sicurezza, quindi quello, uno dei primi obiettivi è sicuramente quello di avere degli strumenti user friendly che aiutino l'utente a gestire le casistiche particolari nel modo più automatico possibile, cioè cerchiamo di intervenire prima dell'errore umano. Logicamente questo non è possibile nel 100% dei casi e quindi si richiede comunque sia una certa conoscenza da parte dell'utente di quello che riguarda la problematica. Qui si apre un discorso che forse è ancora più grande del discorso cyber security visto come segmento, perché parliamo di sia a livello istituzionale, sia a livello aziendale, sia a livello scolastico, che purtroppo siamo ancora un po' indietro con la cultura della sicurezza in generale, ma non solo della cyber security, della sicurezza a tutto tondo. Perché noi abbiamo, per esempio, come 3Mai, abbiamo un programma di volontariato dove andiamo presso le scuole per presentare ai bambini, ai ragazzi, arriviamo fino alla terza superiore, e quello che sono le problematiche legate all'utilizzo di strumenti che oggi noi genitori diamo in mano sin dai 6-7 anni ai nostri figli. Perché? Perché guardano un film, guardano un cartone animato, stanno zitti e noi possiamo divertirci e passare la serata con i nostri amici in allegria. E purtroppo dobbiamo capire che questi strumenti hanno delle vulnerabilità sia fisiche, quindi dove poi gli attaccanti possono attaccare, ma hanno anche delle vulnerabilità nel loro modo di essere fruiti. E il problema è sempre quello di informare, cioè logicamente un bambino di 6 anni va controllato dai genitori, ma quando passano, iniziano ad essere 10-12, oggi vediamo tutti con questi telefonini in mano e quindi va fatto un certo tipo di istruzione e andrebbe creato, secondo me, proprio dei corsi sin dalle scuole medie inferiori di, noi la chiamiamo cittadinanza digitale o educazione digitale, così come c'è l'educazione civica, perché ormai questi strumenti sono in mano a tutti quanti e con questi strumenti facciamo quasi tutto. Per quello che riguarda le istituzioni, quindi avere un occhio a questo, su questa tematica. Per quello che riguarda le aziende, sì, è vero, l'anello debole può essere considerato il dipendente, ma le aziende devono anche tener conto che i dipendenti vanno istruiti. E qui rientra sempre nel discorso dell'analisi del rischio, cioè nel momento in cui io apro un'azienda devo fare un'analisi del rischio e capire quali sono i vari livelli di rischio che devo affrontare, dopodiché decidere se investire o meno. Oggi, se io penso che il click di un dipendente possa bloccare un'azienda per una settimana, 2 settimane, un mese, o sottoporla a un riscatto di milioni di dollari, probabilmente quel fattore di rischio è molto elevato.
e andrei a investire in formazione. Formazione che noi come Tremagra aiutiamo anche le aziende a fare tramite dei tool, ma con i nostri partner sul territorio, con la collaborazione con l'università. Cioè cerchiamo di divulgare il più possibile quello che significa fare sicurezza. Alessandro, Gastone ha sottolineato alcuni aspetti molto importanti del fatto di come sia necessario fare formazione e come sia necessario migliorare la propria cultura in generale in ambito tecnologico e di cybersicurezza. Nel rapporto che hai con le aziende, stai vedendo un investimento in questo senso e una consapevolezza di quanto sia necessario formare sia i vertici aziendali che tutte le persone che poi hanno in qualche modo un rapporto con l'azienda? Permettetemi una battuta, spesso si cerca un colpevole, ma se lo si cerca basterebbe guardarsi nello specchio. Perché sì, l'utente finale è l'anello debole, però allora bisogna saper fare qualcosa. 60 anni fa debuttò Alberto Manzi con un programma che conosciamo tutti, anch'io sono un po' più giovane, che era Non è mai troppo tardi. Ecco, e si potrebbe cominciare a pensare a una divulgazione di massa, perché prima Gastone ci dava il nostro programma di Internet Safe for Kids, ma forse bisognerebbe pensare anche a una formazione per gli adulti, perché ricordiamoci che c'è un'accelerazione incredibile verso la digitalizzazione. Spesso ora gli strumenti li fruiamo solo da internet, quindi ci sono persone che fino a poco tempo fa non avevano neanche un computer, non avevano un telefono e lo stanno utilizzando per fruire dei servizi che vengono poi forniti al cittadino stesso. Quindi sicuramente come Stato si potrebbe pensare di fare sistema, ok? Come azienda assolutamente i nostri clienti, le aziende con le quali collaboriamo, ma anche i nostri partner, investono moltissimo e sono consapevoli del rischio e vogliono fare sicuramente qualcosa. Allora, come Tremicro ci sono due aspetti che mi piace sempre raccontare. Allora, il primo è un aspetto che è un po' quello che ci dava Gastone, dare la possibilità al cliente di utilizzare strumenti semplici da utilizzare, che siano parlanti, ok? Che siano in grado di darci delle informazioni, che siano semplici anche da configurare. Ma l'altro aspetto è che per i nostri clienti abbiamo istituito tutto un percorso formativo, quindi non solo un percorso formativo per gli amministratori che poi gestiranno queste soluzioni o che ne leggeranno gli output, ma delle soluzioni che sono poi in grado di formare l'utente finale stesso. Quindi l'utente utilizzerà il suo computer, i suoi asset e fruirà tutto quello che è la tecnologia della propria azienda, di dove lavora. Ecco, all'interno di queste soluzioni c'è una componente di security awareness che dà due soluzioni importanti. La prima è quella sicuramente di formare le persone, la seconda è dare la consapevolezza a chi gestisce i sistemi che c'è qualcosa da fare, quindi capire per esempio il know-how delle persone, quante non sono ancora consapevoli di quello che può accadere se fanno quel famoso click. Quindi ho una visibilità e ho un processo parallelo di formazione dell'utente finale. Poi questo va attaccato al secondo aspetto che citavo poc'anzi, che è l'aspetto tecnologico. Visto che si parla di piattaforma, abbiamo presentato il nostro Tremicro One, che è una piattaforma unificata di tecnologie di cyber security che si integra con terze parti, non potevamo dimenticare quello che riguarda l'utente finale. Quindi questa formazione deve essere anch'essa integrata all'interno di Vision One. Quindi questa piattaforma di XDR che è in grado di fare telemetria, di reagire a quanto sta accadendo, di informarci di quanto sta accadendo, sarà poi in grado di fornire queste soluzioni, questi portali cyber security integrati nei sistemi stessi. Quindi dalla famosa analisi del rischio che tutti citano, vado poi ad attaccare quello che è il purtroppo anello debole, che però dovremmo cominciare ad aiutare di più, quindi fare qualcosa per guardarci allo specchio, per formarlo, che è l'utente finale. Gastone, entrambi avete citato più volte l'importanza dei partner sia nel fornire formazione ai vostri clienti, ma immagino poi anche sia nell'ambito della vostra attività commerciale, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei vostri clienti. Qual è l'importanza dei partner nel modello di proposizione sul mercato di Tremicro?
Allora, come 3 micro va specificato, noi non andiamo direttamente sul mercato, ma proprio utilizziamo il canale dei partner per andare sul mercato. Le motivazioni sono svariate. La prima di tutti è non dovremmo essere centinaia di persone per raggiungere tutto il mercato italiano, e questo non ci interessa farlo ad oggi. Quindi, utilizzando i partner, andiamo localmente, andiamo capillarmente sul mercato, proprio per stare poi vicino alle varie entità, perché l'Italia comunque sia, non dimentichiamoci, siamo un paese abbastanza campanilistico da un certo punto di vista, quindi il partner della zona è meglio visto del partner di un'altra zona. Ma al di fuori di questo aspetto puramente diciamo così scherzoso, il discorso del partner sul territorio è un discorso importante, perché conosce il territorio, conosce il suo cliente, può aiutarlo a fare le scelte corrette e può, essendo sempre territoriale, anche indirizzarsi e indirizzare i clienti su dei corsi di formazione ben specifici che possono lavorare sul discorso del territorio. Però un'altra cosa su cui ci stiamo muovendo e stiamo anche spingendo molto, che cos'è? Stiamo parlando di formazione. Istat dice che nei prossimi 3 anni in Italia mancheranno 100.000 addetti alla cyber security. Quando parli di addetti alla cyber security, persone che sanno che cosa significa fare cyber security. Quindi un grosso lavoro che stiamo facendo adesso appunto è quello di istruire il partner per dare possibilità a lui di poter eventualmente gestire territorialmente quello che sono i suoi clienti. Pensiamo che l'Italia ci stanno tantissime milioni di piccole e medie imprese, a volte fatte di 2 o 3 persone, che però utilizzano la tecnologia. Addirittura stanno nascendo startup che utilizzano esclusivamente tecnologia. Quindi avere un partner locale che abbia le conoscenze, perché ha seguito i nostri corsi di formazione, ci segue noi da anni, c'è un continuo scambio di comunicazione, e questo sia in grado anche di poter gestire e quindi monitorare e vedere quello che accade all'interno dell'azienda, può essere un valore aggiunto sia per l'utente finale e sia per il partner, perché così è forzato, diciamo, a rimanere aggiornato e a offrire sempre un servizio migliore ai nostri clienti. Alessandro, dal punto di vista delle aziende con cui tu sei in contatto, quanto è importante il partner giusto e come poi 3 Micro li supporta anche magari nella scelta e nella selezione? Io da tempo uso questo termine, il progetto di cyber security. Quindi i clienti non implementano una soluzione, fanno un loro progetto di cyber security. In questo progetto devono esserci degli attori, quindi sicuramente le tecnologie che noi rappresentiamo, sicuramente il cliente che ha un pain, un'esigenza che deve colmare, e sicuramente il sistema integrato del partner che lo guiderà in questo viaggio verso il suo progetto di cyber security. In barca a vela l'equipaggio deve collaborare, nessuno può rimanere seduto sulla falchetta a guardare che cosa fanno gli altri. Ecco, nel caso di un progetto di cyber security vale la stessa cosa. Quindi il concetto è sicuramente, come per l'utente finale, anche i nostri partner vanno formati. Noi sono anni che abbiamo lanciato la 3 Micro Academy. Che cos'è la 3 Micro Academy? È un momento in cui una 3 giorni, dove chiudiamo a chiave i nostri partner e li formiamo, ma li formiamo non con le slide, quindi ci sono dei momenti di divulgazione delle novità del DNA dell'azienda, dove vediamo il futuro delle tecnologie, e poi delle sessioni pratiche, quindi di hands-on, dove andiamo poi a far mettere le mani sulle nostre tecnologie i partner stessi. Questo perché, per rispondere alla tua domanda, su clienti importanti o su clienti quindi di importanti, intendo di grandi dimensioni, o clienti medi o piccoli, l'esigenza è la stessa. Vanno trattati tutti nello stesso modo, quindi ci vuole expertise, ci vuole know-how, ci vuole capacità di capire che cosa serve e poi metterlo in atto. Per questo noi investiamo molto nella formazione, ed è necessario, perché spesso dai clienti ci sono partner che si occupano dell'operation, partner che hanno fatto il progetto, quindi se noi non siamo in grado anche qui di far parlare i diversi attori, poi il progetto, il risultato finale non sarà soddisfacente e soprattutto non sarà efficace. Quindi la formazione per noi è centrale, come è centrale il ruolo del partner nei confronti dei nostri clienti.
Gastone, vuoi aggiungere qualcosa? Perché l'aspetto dell'interazione con i partner mi sembra molto interessante. Sì, solo una cosa, proprio in quest'ottica noi abbiamo lanciato da 2 anni a questa parte una community specifica 3Micro per i nostri partner, perché fare sicurezza significa essere costantemente aggiornati e comunicare in continuazione. Quindi abbiamo scelto un social nostro interno dove i nostri partner si possono collegare, avere tutte le ultime informazioni, tutte le ultime ricerche e possono anche contattare i nostri tecnici per scambiare idee, richieste e informazioni nell'ambito della cyber security. Perfetto, grazie mille.